ragazzi diciamo che è un processo educativo abbastanza completo, perché i ragazzi diventano indipendenti praticando la vela, perché si trovano già da piccoli in situazioni dove sempre più raramente nel mondo d'oggi vengono lasciati da soli, e poi soprattutto crescono, quindi i loro caratteri si delineano e si rafforzano grazie alla pratica della vela. Uno dei pochi sport nel quale ci si può autopenalizzare, cioè se uno capisce che ha fatto un'escorrettezza, un'infrazione in acqua, in base al regolamento che i ragazzini facciamo un po' leggere, studiare quando diventano più grandi, c'è la possibilità di autopenalizzarsi. Quindi gli arbitri in gara sono pochi o a volte anche nulli, e inoltre anche l'importanza di, essendo uno sport singolo, riuscire a fare un gruppo con gli altri ragazzini che si allena, con i quali ci si allena insieme, per creare appunto una sintonia di squadra. L'amicizia prima di tutto. Se i ragazzi non hanno un gruppo d'amici non frequentano e li perdiamo. Energia è fondamentale, un'energia sia fisica che mentale, perché noi seguiamo una strada che si sviluppa in attenzione, quindi energia mentale e energia fisica, perché quello che facciamo in acqua richiede forza, richiede coordinazione, richiede resistenza e poi divertimento.